L'innovazione non è semplicemente una nuova scoperta, non è solo l'adozione delle nuove tecnologie e meno che mai è l'ablatirazione approssimativa e disinformata di un modernismo grossolanamente sviluppista. Essa è il difficile e sofisticato processo attraverso il quale una comunità diventa competente. L'innovazione procede su una sorta di quadro cartesiano, sulla scissa, orizzontalmente, fa avanzare le sue istanze, le sue proposte e soprattutto il suo metodo, i suoi rappresentanti, ma innanzitutto il loro linguaggio, puntando a diffondere confronto e competenza fra i cittadini. E verticalmente sull'ordinata vuole colonizzare la sensibilità, gli atti e le strategie della classe dirigente, della quale il ceto politico rappresenta solo un pezzo e troppo spesso una fazione. L'innovazione non ha un antinomico negativo perché la sua prospettiva è saldamente fondata nell'etica. Essa coltiva e diffonde la cultura del bene comune. Persegue il merito, ma non come sopraffazione darwinista del più capace ai danni del bisognoso, piuttosto perché il primo mette a disposizione le sue qualità del più debole e dello svantaggiato innanzitutto. L'innovazione ricerca e riconosce il talento come patrimonio collettivo della comunità, gliene affida le sorti affinché coltivi e tuteli l'interesse generale. L'innovazione è colta, rigorosa, realista e creativa nello stesso tempo, è aperta e inclusiva, migrante e relativista. Per sua natura denuncia il servilismo e le clientele, le scelte di convenienza e l'individualismo narcisista. Si fa speculazione solo quando degenera e d'altronde la denuncia del regresso e della stagnazione sociale è il primo, sottile e raffinato compito di una comunità consapevole e innovativa. Ecco perché, sommariamente, questa edizione del Salone Molisano della Comunicazione, che avrà luogo dal 9 al 12 giugno ai grandi magazzini teatrali di Campobasso, sarà di svolta, perché le nostre comunità, l'osso del Mezzogiorno, di cui diceva evocativamente Manlio Rossi Doria, hanno bisogno dell'innovazione e della sua cultura prima e ancor più degli aiuti economici, oltretutto sempre meno e sempre più selettivi, provenienti dai centri di spesa.